Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Storie di Sport, puntata molto molto speciale per via dell'ospite che ci è venuto a trovare. Prima però di presentarlo e presentare anche il mio collega che è qui vicino a me, io direi di vederci subito un video che spiega insomma chi ci è venuto a trovare. Allora, qui abbiamo il nostro campione, abbiamo Damiano Lestingi Salve. e qua invece abbiamo Giovanni Pimpinelli. Buonasera, buonasera, buonasera Paola. Buonasera. Ma bella Romagna, Romagna bella. Cominciamo, state a perdere un po' di tempo, già. Via, questo lo dico io. Via! Bisogna girare sempre allo stesso però, verso. Però il campione già ha montato col suo anticaglio e petrelle, già sta risultando, E sono un po' più avendo lento. risultati maggiori. Sono andato a velocità 10, io sono partito a velocità 1 per non. Passaggio io. Eccolo! Si Noi è volevamo preservarti ancora Silvio, ma se tu insisti, Prego, prego! prego. Tu devi giudicare. Mi sembra E chiudi gli occhi che posso essere influenzato dal fatto che il signore qui No, 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 non. vicino è stato mio alunno e quindi d'altra parte no. c'è questo povero. No, io. Ma sono tutti e due duri come. Su questo non ne avevo la La colpa è del caffè. L'ingrediente, diciamo così, di contorno, non il biscotto, è Saporito. più lavorato, è Più più lavorato. gradevole quello delle stime. Prego. Allora, assaggiamo prima Cinghia quello di. Non si parete. sa chi. Questo non si sa chi, ma si presume, insomma. Un bel mattone. Madonna! Vedo che si può fare. Poi non sentite i rumori Io del sento tipo biscotto patatine che si sta fritte, non rompendo. so, però. Di solito tiro Io su fa. Devo dire che invece preferisco quello di Giovanni, perché quello di. Ehi! No, vabbè, così risultanze Esulti con un po' di estemporanee. contegno anche lei. Quello di Damiano è un po' troppo croccante. Venga, assaggia quello. Assaggi quello del nostro Assaggiate, Lestingi. Assaggia. Assaggia, Ah, ragazzi. assaggia e rischi che poi senza. E quella è un'altra storia. Allora. Grazie. Io do un ottimo voto a quello di Giovanni. Un ottimo voto. Vabbè, ho perso, ho capito che ho perso, dai. Quello che ha fatto invece Damiano Che hai fatto? è, no, è un ottimo tiramisù, però specialmente quello più imbevuto, sa più di mousse, insomma, mi piacciono da morire tutti e due. Da parte mia mi dispiace, dovevo fare lo spareggio 1-1. No, Sì. E Sono tu cosa indeciso, dico? così fra cotanta gara e fra cotanta bontà, come dite voi, che mi astengo. È con noi in studio Damiano Lestingi, lo chef. Ti Buonasera, presento così o buonasera. campione di nuoto, decidi tu. Ma una volta ero non campione, però diciamo una volta nuotavo, adesso mi sono reso conto che il telespettatore che vede questa cosa pensa che sia uno chef. È con noi anche Giovanni Pimpinelli, Buonasera, buonasera. votato da me, ma lo posso dire, Giovanni, mi hai Ma con tutto quello che ha fatto Damiano Lestingi in carriera, andate a vedere su Wikipedia se Tira, non ci credete, il tiramisù. mandiamo in onda a tiramisù. Perché lui è sì. anche chef, anche cuoco. Quindi Però insomma vent'anni sbaria nelle ha passati con Fabio De Santis, mica con Carlo Cacco. Ah, Damiano, grazie per essere con noi. Oggi parleremo, insomma, scherzeremo anche un po', però parleremo anche seriamente della tua straordinaria carriera. Allora, io la prima domanda che ti faccio è qual è il ricordo migliore che hai della tua carriera? Se c'è un passaggio che ricordi con più piacere? Beh, sicuramente non posso non dire le Olimpiadi, perché nonostante nella mia carriera abbia fatto tutte le gare possibili e immaginabili, ma le Olimpiadi rimangono sempre la punta di diamante di ogni tipo di ogni tipo di atleta. Quindi Pechino, poi un'Olimpiade fatta scusate il fischio. Un'Olimpiade fatta in una città e in un paese alquanto strano, perché comunque in Cina non è, diciamo, un paese occidentale in primis e aperto in secundis, quindi sicuramente è stata un'Olimpiade strana, tant'è che gli studiosi dicono che sia negli ultimi 50-60 anni l'Olimpiade più eclatante per vari settori, ecco, varie tipologie di immagine.
E tra poco vedremo, insomma, quelle sulle Olimpiadi, tra un bel po' le vedremo. Però adesso io direi di andarci a vedere subito il secondo contributo, poi ti lascio la parola a Giovanni che sicuramente tu hai tante domande. Secondo contributo con tre interviste, vediamo se ti ricordi di che anno sono. Singi ritorna da Imperia con 5 medaglie, allora, facciamo prima di tutto un bilancio, sei soddisfatto? Sì, abbastanza, ha preso un oro dal 200 dorso, anche se speravo un tempo migliore, però è andata bene così. Poi ho preso un argento a 4% stile cadetti, gareggiato anche con personaggi importanti come Paolo Bossini, e un pomeriggio del primo giorno anche un bronzo a 400 misto, e poi altri due bronzi in due staffette ragazzi. Diciamo, lo scorso anno c'era stato qualche oro in più, questa stagione è stata un po' viziata da un'influenza che ti ha inevitabilmente pilotato le prestazioni. Insomma. Sì, infatti pochi giorni prima di partire ho avuto una piccola influenza che bene o male mi ha un po' calato le mie forze durante le gare. Comunque sia, va bene così, pensiamo agli italiani estivi. Anche appunto questo sarà il tuo prossimo appuntamento. Sì, verso la fine di luglio ci saranno gli italiani estivi e questi saranno il mio obiettivo, anche perché non posso fallire un'altra volta. Quindi niente influenza prima della gara? No. Allora siamo con Damiano Lestingi che è tornato dallo stadio del nuoto di Roma con 6 medaglie, 5 d'oro e 1 d'argento. Allora, un bilancio sicuramente positivo, immagino. Certo, bilancio positivo anche perché ho fatto il record dei 100 dorso e ho sfirato quello del 2 dorso per 8 centesimi. Poi... naturalmente ho fatto un gran tempo anche nei 1500, anche se ero molto stanco dopo 4 giorni di gare. Ecco, diciamo che è un mese piuttosto intenso, visto che prima le Olimpiadi a Lignano, ora gli italiani estivi, adesso che cosa ci saranno gli assoluti? Sì, sono gli assoluti a Pesaro dal 4 all'8, dove spero di migliorarmi sia nel 100 sia nel 200 dorso, anche se sarà difficile, comunque sì, io ci provo. Ecco, diciamo che comunque il record, le medaglie ottenute a Roma riscattano un po' quello che era successo agli italiani invernali di categoria, dove c'era stato qualche problema fisico che aveva bloccato un po' la prestazione, no? Sì, infatti a Imperia ero stato male, quindi anche se avevo vinto il 200 dorso avevo voglia di riscattarmi e l'ho fatto soprattutto con Lignano, con il record di Lignano e poi con quest'altro record italiano nel 100 dorso di Roma. Delle medaglie che comunque sono state vinte anche sotto gli occhi di Coconi del Tecnico Nazionale, e quindi sicuramente pensi di riuscire comunque a rientrare nei programmi ancora. Sì, infatti spero di rientrare in tre nazioni che ci sarà quest'altro anno verso dicembre e poi spero di migliorarmi sempre di più. E siamo con Damiano Lestingi. Allora Damiano, una prova piuttosto convincente la tua agli assoluti. Pensavi di migliorare così tanto nei riscontri econometrici? Sì, pensavo di migliorarmi, non così tanto perché ho migliorato 2 secondi sia al 100 che al 200. La condizione c'era, però non mi aspettavo risultati così clamorosi. Ecco, risultati clamorosi. Comunque, già da prima eri stato notato dalla nazionale. Che effetto fa andare a partecipare a tre nazioni? Era un obiettivo che ti eri prefisso mesi fa? Sì, l'obiettivo era anche quello, ma soprattutto l'Europa Juniores di primavera. Comunque il tre nazioni sarà già... un obiettivo che ho raggiunto e che spero di migliorarmi anche lì a 200 dorso. Un Lestingi giovanissimo, che anno era? 2005, febbraio-marzo 2005, estate 2005. 19 marzo, 28 notare, luglio e 30 novembre. Da notare, a luglio era una falsa copia dei gemelli diversi. Biondo. Sì, avevi i capelli di un colore... Quasi irriconoscibile, possiamo dirlo, anche nel modo di esporsi, nel modo di formulare le frasi. Che effetto anche fa? Anche della grande crescita che hai fatto. Sì. Che effetto fa rivedersi? Beh, fa strano perché poi questi file ce li avete voi giornalisti, quindi è difficile che... chi poi sostiene un'intervista ha questi ricordi, quando sì, ragazzi sono passati 16 anni da queste interviste, quindi ammetto che oggettivamente ero un bambino, cioè io tra qualche giorno faccio 32 anni, compio 32 anni, vedersi a 16 anni fa strano, poi soprattutto anche... Comunque tutti gli obiettivi che una persona aveva in mente, come all'epoca erano i campioni italiani giovanili, che sembrava l'apice della carriera di un nuotatore, in realtà poi quello era solo un piccolissimo passo, però sicuramente fa piacere, ecco.
Giovanni. Ti è ripassato davanti anche tutto, sì. Tutti gli sforzi, tutti gli impegni, tutto quello, sì, che facevi in quegli io anni. Mi ha dato da pensare quell'immagine quando nuotavo in allenamento alla comunale, alla piscina di Via Maratona, che vedevo anche dei ragazzi che nuotavano con me, che diciamo hanno smesso poi dopo qualche anno, sì, che però oggi posso dire che hanno smesso tantissimi anni fa. Quindi prima eravamo un gruppo numeroso, io mi ricordo i primi, primo anno, secondo anno ragazzi, eravamo un gruppo di 30, più o meno una trentina di ragazzi tra maschi e femmine. Io ero come Rambo, sono l'ultimo rimasto, cioè quando sono arrivato, ma non a 30, già a 20 anni ero l'ultimo rimasto. E mi ricordo che in quelle interviste quando nuotavo lì, c'era una generazione che partiva dagli anni 85, sono 89, dagli 85 fino ai 90-91. L'ultimo, sì, anno che ho nuotato, l'anno scorso, io nuotavo, mi allenavo con ragazzi del 2002-2003. Cioè, generazioni su generazioni, ecco, questo mi dà da pensare. Sì, il nuoto è sport tremendamente selettivo, cui arrivi a 20 anni o sfondi o ti devi... E segnalare. Poi, Giovanni, ci sono talmente tante interviste di Damiano che io ho pensato, dico, ha passato più tempo lui a TRC che io e te. Quindi, cioè, è incredibile. Sì, sì, abbiamo ore e ore di... della longevità della carriera. Possiamo fare 3-4 puntate sicuramente. Potrei diventare un dipendente per uso capione. Casomai sì, casomai sì. E noi invece abbiamo Giovanni Pimpinelli, purtroppo. Ci siamo tenuti. È toccato. Ti manca il nuoto, Damiano? Posso dire di no. Puoi dire quello nel che vuoi. Nel senso che... non mi manca gli allenamenti, perché oltre a essere allenamenti comunque fisicamente devastanti, li ho fatti per 20 anni, quindi lo so cosa vuol dire, ne sono pienamente consapevole di quello che sto dicendo. Mi manca più che altro l'adrenalina della gara, tutto quello che gira intorno alla gara, banalmente le mani fredde prima di una gara, la tensione, l'adrenalina che si scioglie e che esplode magari alla vittoria, o magari anche il pubblico quando c'era, tutte le emozioni, esatto, le emozioni diciamo degli spettatori che applaudiscono o no, e questo mi manca. Però il nuoto in sé per sé no. Poi Leandro, quest'anno così, è stato un anno strano, poi sì, io ho smesso anche a luglio 2020, quindi in piena, sì, pandemia, sì. Però no, non mi manca tanto lo sport, mi manca più che altro, ripeto, le emozioni che gravitano intorno allo sport, intorno al nuoto, ma il nuoto in sé per sé no. Non ho voglia di fare 30 da 100, okay, stile in allenamento, quello non ho voglia. Senti, una vigilia, sì, ma sono sfondato io, una vigilia di una gara in cui dicevi tanto sono spacciato, non combino niente, e poi hai raggiunto un grande risultato, è una vigilia al contrario, in cui magari, sì, partivi con tante aspettative e poi purtroppo... La prima domanda ti rispondo subito con il campionato italiano assoluto del 2015. Praticamente era prima di Kazan 2015. E campionato italiano assoluto, io stavo malissimo. La mattina ho fatto la qualificazione di 200 stile, era l'ultimo giorno. Il campionato era andato discretamente bene, devo dire. Non ho vinto nessun oro, ero arrivato sempre due volte secondo e una volta terzo. E ero già qualificato per le Universiadi. Però avevo fatto i 200 stile tanto per... Ero entrato in finale con l'ottavo tempo, corsia laterale, corsia 8, ancora me la ricordo. E la mattina, subito dopo la qualificazione, torno in albergo a Riccione, ovviamente è stato sempre a Riccione, sì, malissimo, un attacco intestinale fortissimo, e sono andato poi in piscina al pomeriggio e ho detto vabbè, amen, tanto ormai il mio l'ho fatto, facciamo questa figuraccia, amen. Sono arrivato terzo, mi sono preso il posto nella staffetta poi del mondiale, non solo dell'università, okay, ma anche del mondiale. È stata un'esperienza fantastica, mi sono reso conto, lì a 26 anni mi sono reso conto quanto la testa incida sulla prestazione sportiva. Sulla seconda domanda ti posso dire che anche le Olimpiadi sono stato semplicemente, cioè nonostante avessi 19 anni, quindi comunque ero un bambino, tra virgolette, sì, certo, avevo grandi aspettative, però mi sono scontrato poi con la dura realtà, nel senso che poi alle Olimpiadi come al Mondiale poi una cosa è sentirsi bene, poi in acqua è tutt'altro, escono fuori personaggi che sono nascosti per uno o due anni e esplodono, e nonostante poi sia andato bene, non dico questo, però magari mi aspettavo qualcosa in più, ma per me, non per tanto per, okay, per la posizione ultima,
perché alla fine undicesimo a 19 anni ci metto la firma alle Olimpiadi tutti i giorni. Però magari come mi aspettavo 3-4 decimi in meno, però poi l'emozione a mente fredda uno pensa sempre va bene così, ecco. Allora, abbiamo parlato di alcuni momenti, adesso ne andiamo a vedere due, ma c'è anche un'intervista di mezzo, due momenti storici per quanto riguarda Damiano, ma anche Civitavecchia, perché andiamo a vedere un servizio sul primo tuffo di Damiano allo Stadio del Nuoto, questo è il 2007, un'intervista sempre del 2007 e poi le parole di Damiano dopo la prima gara ufficiale allo Stadio del Nuoto, quindi al Palagalli, questo è del 2008, vediamo. Di tuffi un nuotatore nella sua carriera ne compie a migliaia, ma il salto nell'acqua compiuto da Damiano Lessingi giovedì scorso è stato atteso per quasi 60 anni dal mondo acquatico cittadino. Un silenzio irreale ha accompagnato le bracciate del primo tritone che ha avuto l'onore di nuotare all'interno dello Stadio del Nuoto. Non poteva non essere lui, che a 18 anni ha già regalato tanto al nuoto italiano e alla città, e ancora molto può dare, con un sogno chiamato Olimpiadi. Ed è proprio per consentirgli di raggiungere Pechino che si sono aperte le porte di un impianto tanto ambito. Un piccolo pezzo di storia sportiva e un nuovo record che va ad aggiungersi a quelli che Lessingi ha già battuto e collezionato. Un'occasione importante, voluta da molti per consentire ad un campione locale di crescere ancora e di regalarci nuovi sussulti, nuove emozioni. Al di là delle polemiche sterili, al di là del chiacchiericcio infruttuoso che ha avvolto e continua a avvolgere lo Stadio del Nuoto, al di là del futuro della struttura su cui aleggia un enorme punto interrogativo. Ma questa è un'altra storia, molto meno emozionante, molto meno interessante. Damiano, secondo miglior tempo di sempre, insomma, questo Stadio del Nuoto, anche se la vasca è a 25 metri, però diciamo che funziona. Sì, diciamo che adesso ancora è una spinta psicologica, perché i veri effetti si vedranno credo a marzo-aprile. Comunque mi aspettavo di fare un bel tempo, perché la condizione c'era, aspettavo di fare un 1,55 alto, 56, invece è uscito a fare questo gran tempo e sono rimasto contento. Ecco, adesso si lavora in previsione degli europei e ovviamente le Olimpiadi, anche se, come ha detto giustamente Fabio, si tratta sempre di un sogno, però... Sì, sì, si tratta sempre di un sogno, io ce la metterò tutta e l'ultima occasione sarà credo o Trofeo Sette Colli o i campioni italiani assoluti di marzo. È la prima volta che ho gareggiato a casa, è una emozione un po' forte perché di solito facevo sempre minimo 100 km andare a gareggiare, se non di più, e adesso a 5 minuti da casa gareggiare è bellissimo, poi col pubblico presente, quindi con gli amici, i parenti, è stato bellissimo. Ecco, questo è uno stimolo in più anche per la preparazione in previsione delle Olimpiadi che si avvicinano, ormai l'ora X sta per scattare. Sì, sì, manca poco ormai, mancano se no 2 mesi, quindi la preparazione sta andando avanti bene e ora penseremo solo a quello. Ci teneva molto, era un po' nervoso anche perché adesso la condizione non è al 100%, anzi sarà al 70%. Ci teneva molto perché c'erano i suoi compagni, gli amici di squadra che lo guardavano nella sua città. Diciamo è stato un buon banco di prova per vedere l'allenamento a che punto è. Lui sta lavorando duramente. Comunque il tempo è buono perché 2-2 di questi tempi non è male. Aveva fatto 2-3 a Lione un mese prima degli europei. Quindi già facendo 2-2 in una gara così dove non c'erano avversari, diciamo un po' più di un allenamento, va molto bene. In quest'ultima intervista ti hanno preso proprio quando avevi finito la gara, perché avevi, sì, il fiatone. Sì, un po' sulla falsa riga della caporale agli assoluti, sì, o agli europei mondiali. Ragazzi, mi sembra una vita fa. Avevo 2007-2008. Avevo 18 anni, ero appena diventato maggiorenne. Mi ricordo la prima gara, le prime gare che facevo ai campionati, allo Stadio del Nuoto, che... come una piccola vena polemica, quello che poi, non mi ricordo chi parlava, se parlavi tu o parlava Antonio, diceva che aleggia sempre questo sperto del futuro, cosa che sono passati 13 anni, poi si è avverato. Nonostante questo, io mi ricordo che ho avuto la fortuna di nuotare per primo in quello stadio, che poi mi ha permesso anche di preparare al meglio la mia trasferta per Pechino, perché sì, poi lì in quelle interviste si sperava, il sogno era Pechino, poi il sogno è arrivato, quindi in realtà su questo posso dire che ho mantenuto le promesse, ecco. Io me lo ricordo il chiacchiericcio, ragazzi, adesso lo posso dire, tanto sono anche abbastanza ormai grande e grosso per sopportare, il chiacchiericcio c'è stato, perché le Stingi sì e gli altri no? Adesso lo posso dire, perché le Stingi poi dopo è andato a Pechino. C'era un motivo. Lo dico senza vanità, lo dico perché a Civitavecchia purtroppo ha
adesso io vivendo a Milano sia anche il cambiamento di mentalità, cioè quel principio di meritocrazia che purtroppo in una città di provincia manca, è sempre mancato. Ragazzi, io non sei il primo che lo dice. No, ma è vero. Cioè, se purtroppo non sto dicendo che c'è chi è sbagliata, assolutamente, no, no. Perché c'è chi mi ha sempre portato e ho tantissime persone, tantissimi tifosi che mi hanno sempre portato sul palmo di una mano. Però ci stanno tante persone anche che, posso dirlo, che speravano, non solo con me, ma in generale, sì, con sì, qualsiasi sì. sport, speravano che andasse male per dire, ah, ma io l'avevo detto. E su questo posso dire che sono stato contento di essere andato a Pechino anche per quello. Poi sulla gestione della struttura, quello c'è un altro discorso che purtroppo stiamo vedendo i frutti oggi, dopo 13 anni che purtroppo sta andando in malore, e questo mi dispiace perché vuol dire che non sono stati capaci assolutamente di gestirla e oggettivamente adesso lo stadio nuoto sta andando veramente a farsi fottere. E detto questo posso dire che l'emozione di nuotare lì, e io ancora me lo ricordo, la mia vecchia comitiva, quando da piccola avevo la comitiva, era tutta venuta a vedermi alle gare. Una bella emozione. E ancora c'erano i costumi, prima ancora di quelli di il neoprene, quindi stiamo parlando proprio di una dell'antichità. E è stato bello, ancora lì ero ancora in finanza, stavo. Okay. Ancora me lo ricordo, la cuffia fiamme gialle. Ed è bello, bello perché vuol dire che poi da lì è cominciata la mia carriera. Vederla dopo, quando hai smesso, dopo hai cambiato completamente vita, dove non ti manca neanche il nuoto, non solo fa piacere, fa venire anche in mente ricordi che ricordi il tuo passato in maniera molto differente da come tu l'hai vissuto. Non so se mi sono spiegato. Ok, sì, sì. E è bello. E Fabio De Santis cosa ha rappresentato per te? È molto semplice. Fabio è un secondo papà. Cioè, Fabio non dico mi segue, Fabio mi ha preso in piscina quando mio padre e mia madre mi hanno buttato in piscina a 3 anni e mezzo più o meno. Più o meno come fanno tutti i genitori, sì, sì, sì. Classico pediatra, dico vabbè, porta in piscina il bambino o la bambina. Da lì poi ovviamente non ho cominciato a nuotare subito, c'è stato tutti i passaggi, anche se sono stato abbastanza veloce a sorpassarli, dalla vaschetta alla vasca grande, poi il preagonismo, però sono stato abbastanza veloce. E Fabio in tutto questo c'è sempre visto e sempre stato sotto i suoi occhi. Lo conoscevo, ora mi ucciderà per questa cosa che sta dicendo. Quando ero piccolo aveva il codino alla Fiorello, non so se anni 90, no. Voi non ve lo ricordate. No, non me lo ricordo. E Fabio aveva il codino, adesso ormai va per i 55 se non 60, quindi è vecchietto. Però sì, ma è stato un secondo papà ed lo è ancora. Quindi mi ha visto crescere e l'allenatore è questo, l'allenatore di qualsiasi sport è una guida che educa, come educa il professore, educa il padre e la madre, educa anche l'allenatore di uno sport. Penso sia fondamentale poi per l'atleta. Per questo lo sport è educativo, perché ha dei personaggi che devono educare. Allora, adesso noi parliamo delle Olimpiadi di Pechino con questo servizio e poi c'è anche un'altra bella intervista dopo aver ottenuto il record italiano nei 200 dorso nel 2008. Le Olimpiadi è speciale, lo è sempre stato e sempre lo sarà. È un anno in cui si respira l'atmosfera magica dei cinque cerchi e si tifa per gli azzurri, soprattutto se tra gli azzurri ci sono dei civitavecchiesi. Pechino ha rappresentato l'esordio di Damiano Lestingi. Il delfino civitavecchiese si è tuffato nelle emozioni che solo il grande evento sportivo al mondo può regalare confrontandosi con i colossi del nuoto planetario. Si è difeso bene Lestingi raggiungendo la semifinale dei 200 dorso, un risultato che gli ha fornito la spinta per raggiungere poche settimane fa il traguardo dei record italiani in vasca corta nei 100 e 200 dorso, conditi da altrettanti titoli tricolori, senza dimenticare gli europei. Dopo 12 anni è caduto il record di Emanuele Merisi nel 200 dorso in vasca dei 25 metri. Damiano, una grande emozione e soprattutto te l'aspettavi così presto? No, così presto no. Puntavamo comunque sia avvicinarsi questo tempo, però non alla prima volta in stagione che facevo 200 dorso. Puntavo io e Fabio, puntavamo a fare un 54 basso, sinceramente, un 53 alto, però non a sparare questo tempone. La piscina era bella, anche se non era proprio comodissima, però diciamo che era abbastanza scorrevole. E poi la prima volta che fai una gara, comunque sia della stagione, dopo un'Olimpiade, è sempre un'incognita. È venuto questo tempo e sono molto contento.
abbassato di un secondo, sì. il tempo è ormai un nuoto nuovo, insomma, una nuova generazione del nuoto praticamente, anche perché i tempi si abbassano in continuazione e c'è anche tanto lavoro da parte e tanti sacrifici. Sì, 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 il nuoto purtroppo è uno sport di sacrifici e tanta gente pensa che ti butti in acqua e fai record. Purtroppo non è così, cioè dietro a questo record, dietro a tutti i record di tutto il mondo ci sono anni e anni di sacrifici, lavoro ore e ore di acqua, di palestra, di tutto. Purtroppo c'è tanta gente che pensa che uno entra in acqua, ah sì, hai fatto il record, però non è così. Però va bene, sono contento lo stesso. Damiano, se la tua fidanzata che è qui in studio, i nostri telespettatori non la vedono, non ti lascia dopo aver visto questa immagine? Dopo aver sentito questa. Io ero appena sbarcato dall'Albania, posso dire, anni 90. Si vedeva proprio un'altra tipologia di persona. Cioè... Senti, 2008 l'anno migliore oppure sì. Uno degli anni migliori? Ma l'anno migliore in realtà non esiste, cioè... per come la vedo io, ho fatto un evento che poi non si è più ripetuto, perché le Olimpiadi ho un tatuaggio, l'unico tatuaggio che ho l'ho qui a, diciamo nel ventre, che è quello dei cinque cerchi, nel senso che le Olimpiadi, io ho fatto 6 mondiali, 7 europei, ma una sola Olimpiade. Le Olimpiadi basta che la fai una volta, te la ricordi a vita. Nessuno si ricorda che ho fatto 6 mondiali, neanche voi sapete... quanti mondiali ho fatto, sì, perché i mondiali, ho fatto i campionati del mondo, è bellissimo, che poi in realtà il parterre è lo stesso, anzi, in realtà molti tempi sono più veloci nei mondiali che nelle Olimpiadi, proprio perché le Olimpiadi ha una tensione maggiore, ma le Olimpiadi rimane nella storia, cioè rimane nella storia personale, puoi sempre dire tra 50 anni ai tuoi nipoti, io ho fatto le Olimpiadi, tra 50 anni potrò dire sì, ho fatto i campionati del mondo, ma non è così, c'è sempre un'aura molto... più grande sulle Olimpiadi, e proprio perché è un evento che è sui generis, quindi bene così. E che atmosfera si respira alle Olimpiadi? Le Olimpiadi è un'atmosfera dove io ho mangiato vicino alla squadra NBA di basket, che all'epoca lì era... Il Dream Team. Sì, quello che... Uno dei Dream Team. La versione nuova dei Dream Team. Del Dream Team, che mangi vicino nella mensa olimpica dove non ci sono posti ai preassegnati, mangi vicino all'equadoregno, come mangi vicino a Nadal, come mangi vicino al tuo compagno di stanza, come puoi mangiare vicino all'NBA, tutte panche stile picnic. Bellissimo. E mangi, e dove ti trovi qualsiasi tipo di sport, di qualsiasi tipo di comitato nazionale olimpico, cioè vuol dire qualsiasi tipo di paese. Anzi, a volte facevo fatica a riconoscere anche la bandiera, quindi okay. Non sapevo che questo non dove viene, magari viene da Antigua e Barbuda, che voi non sapete neanche dov'è, neanche io, e so che però ha un comitato nazionale, quindi questa è la bellezza delle Olimpiadi. Giovanni. E rimanendo a tema di Olimpiadi, cosa avrebbe fatto? Come si sarebbe comportato da Damiano Lestingi oggi, con questa incertezza che c'è riguardo Tokyo? Con quello che è accaduto anche l'anno scorso, in cui le Olimpiadi sono saltate, avrebbe vissuto a meno di questa è una bella domanda. Situazioni? Questa è una domanda a un milione di dollari, perché mi metto nei panni dei miei colleghi, anzi no, ex colleghi, ma tuttora amici, che del mio circolo a Roma, che sono qualificati per Tokyo e vivono nell'incertezza. Perché ragazzi, voi vivete nell'incertezza e potete dire sì, ah, ma chissà se lo fanno. Immaginate quello che l'ha costruito per 10 anni andare alle Olimpiadi, adesso non si sa manco sì se lo fanno o no. Penso alla Pellegrini adesso. Se no. Ma Federica ci ho parlato, nel senso che l'ho sentita, ma non voglio dire, lei l'ha fatta, non è tanto il problema di Federica. Lei ne ha fatte poche. Questa sarebbe la quinta, le ha vinte. Io sto parlando di una persona che non ha mai fatto le Olimpiadi, che magari è qualificata, sì. E c'è il rischio che non la prima la fa. Volta. Non sai quello che succede tra 4 anni. Io ho fatto le Olimpiadi più difficile, perché io ho fatto le Olimpiadi a 19 anni, dove ero il più piccolo. Nei primi 16 ero il più piccolo io in semifinale, sì. Ok? Nella mia testa dicevo a 23, a 27, quindi a Londra e a Rio, sto nella mia piena maturità psicofisica, eppure non l'ho fatta. Sì, sì. Perché poi è capitata la mononucleosi, perché poi sono arrivato quinto. Dopo 8 anni cambia il mondo. Cioè è cambiato il mondo dopo un anno. L'altro anno potevi pensare che poteva succedere questa cosa?
Quindi non sai mai quello che succede dopo. Il campione del mondo ne fai uno, poi dopo due anni c'è di nuovo, l'anno dopo c'è quello in corta, sì, sì. Puoi fare quello in corta e quello in lunga. Io vi ho detto sei mondiali, ma mica vi ho detto come l'ho fatto in corto e lunga. Io ne ho fatti quattro in lunga e due in corta. Infatti. Cioè, ogni anno c'è un campione del mondo, ma alle Olimpiadi ce n'è una. Cioè, dopo quattro anni esce fuori il Giovanni Pimpinelli, vabbè, Giovanni Pimpinelli no, però il Mario Rossi della situazione, dove è il campione indiscusso e tira fuori il talento mostruoso, che fai? E sì, tu arrivi secondo o terzo e non vai. Quindi io mi immagino, avrei dormito male, avrei dormito preoccupato, questo sì. E psicologicamente non è il top, Giovanni. Non è proprio il top, perché un atleta poi... che va il 90% di un atleta è la testa, e vivere preoccupati sapendo che sì, io mi alleno al 100%, posso essere anche il migliore, ma se poi le Olimpiadi non me le fanno, sì, saltare... poi anche magari mi prendo a contagio, sto a contatto, esatto, con qualcuno che poi, ha preso, devo andare in quarantena e mi fermo 10 giorni senza allenarmi, a 3 mesi... Ma io ho avuto ex colleghi, nonché amici, e anche amici che vanno oltre il nuoto, quindi amici miei, che hanno avuto il Covid, ma... stando benissimo, okay, perché sono i cosiddetti asintomatici. Sì, sì, sì. Ma non è detto che magari uno prepara, ah bello, ho preso la valigia, il kit, vado a Tokyo, arrivo a Tokyo, tampone, positivo, finito. Sì, sì, non può. Lì ti cade addosso il mondo, come è successo a qualche campionato di altri sport. Quindi psicologicamente a Roma si dice una bella botta, cioè è grave. Difficile riprendere. Sì, è difficile. È difficile anche mantenersi, ecco. Allora, siamo stati seri però per troppo tempo, Giovanni. Adesso momento cazzeggio, si può dire cazzeggio? Ancora. Ora ho paura. Adesso momento hai paura. Momento delirio. Sì, tanto ormai pure Pasquino dice parolacce, quindi chiunque può dire parolacce. E allora andiamo a vedere questo simpatico contributo. Buongiorno. Caffè, grazie. Ma io vorrei una brioche. Ah dai, un po' del caffè. Arriva. Mister, ma mi farai giocare domenica? Quando vai? C'è troppo leggerino. Mi servirebbe il centrale per le prossime partite. Ah mister, posso venire? Lascia perdere, non serve più. Brioche e caffè. Ecco la colazione del campione. E forza per il CD e farvi l'abbonamento tutti qui. Grande Damiano, grandissimo! Che me tocca fa. Anche barista, cioè proprio... Alta qualità, alta... ragazzi. Questo era Bar Sport del 2016. Abbiamo messo tre settimane a fare quella sigla. È vero. Ragazzi, questo era un accord puro. Questo potrebbe rimanere nella storia civile vecchiese, questo spot. Insomma, ci siamo divertiti negli anni anche con Damiano. Una delle più belle della storia di RC. Sì, penso di sì, una delle più belle. Sì, questo sì. È venuta anche bene come qualità video, questo c'è da dirlo. Assolutamente. Allora, però adesso, dal momento cazzeggio, torniamo seri, perché vediamo qualche problemino che c'è stato nella tua carriera, perché qualche problemino c'è stato anche di salute. In questo caso vediamo... In questa intervista si parla della mononucleosi, ma anche dell'improvvisa e imprevista chiusura del Palagalli. Ne parlavamo poco fa, insomma, che qualche problema c'è stato anche negli anni passati. In questo caso è il 2011. Damiano, iniziamo subito da una domanda che è un po' d'obbligo. Come stai? Perché insomma abbiamo letto, sì, di alcuni problemi di salute che comunque stai superando, no? Sì, per la prima volta, diciamo, nella mia carriera ho avuto problemi di salute. Nel senso che non ho mai saltato gare per problemi, febbre o cose varie. Qui è successa che mi è venuta una malattia, diciamo, più tra virgolette grave rispetto ai semplici raffreddori, che è mononucleosi. Sì. Ho cercato di combatterla, però alla fine i dottori mi hanno detto proprio fermati, perché se no è peggio. Mi sono dovuto fermare due settimane. Comunque adesso sto molto meglio, sto facendo una cura ricostituente, mi sento molto meglio e va bene così. Però mi dispiace ovviamente che mi sono dovuto fermare, ma non è colpa mia, cioè sono cose che succedono, è successo a tutti nella propria carriera, quindi sono cose che possono accadere. Anche perché questo tuo stato di salute poi ha reso
poco indicativi, anzi indicativi zero i tuoi risultati ultimi, insomma. Sì, magari... sì, ovviamente diciamo i risultati non sono indicativi perché comunque sia non sono, cioè non stavo neanche al 50% della mia potenza, giustamente. Mi allenavo sapendo che ero stanco, ma pensavo di essere solamente stanco, invece ero solamente che malato, avevo una malattia infettiva che era la mononucleosi. Non è niente di grave, però è una malattia che nel nuoto, soprattutto al mio livello, ti destabilisce e quindi ti fa sentire veramente a pezzi, a tocchi, e quindi niente. Ora mi sono fermato 2 settimane e proprio oggi ho ricominciato a nuotare. Insomma, risulta poi difficile pensare come tu abbia potuto allenarti e gareggiare con questo problema. Anche i complimenti del dottore della nazionale, ci ha detto a microfoni spenti. Sì, 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 mi hanno fatto i complimenti perché ancora non si spiegano come ho fatto io con non sei deceduto mentre... Andare a fare 7 giorni 14 km e gareggiare a fare gli assoluti e comunque sia arrivare terzo e quinto, che non è proprio arrivare ultimi. Certo. Però vabbè, forse perché io non ho mai assunto medicinali per un motivo, perché non mi piacciono, e poi perché per il fatto dell'antidoping il mio fisico ha sempre reagito a tutto. Poi non sapendo che avevo la malattia, ho sempre cercato di reagire. Sì, perché tu l'hai scoperto praticamente. Io l'ho scoperto dopo. Facendola. Sì, sì, sì. È arrivata a febbraio questa mononucleosi. Sì, diciamo. A fine febbraio, poi però pensavi fosse solo stanchezza, invece ti sei accorto, sì, più avanti, io, che cose diverse. Come hai detto tu, tutte cose giuste. Io l'ho contratta a febbraio, inizio febbraio, l'ho scoperta dopo gli assoluti, con le analisi prescritte al medico nazionale. Ho scoperto proprio di avere la mononucleosi facendo l'esame specifico. E già lì era passata, nel senso lì la malattia non ce l'ho più, ovviamente c'avevo le conseguenze che mi portava, la stanchezza, la debolezza, il fatto che comunque sia ero sovraccarico e tutto. E niente, però mi hanno fatto questi complimenti, sì, però ho cercato di reagire anche perché è stato un motivo buono quello di non saperlo, ecco. E quindi il mio fisico ha cercato di reagire. Come è stato, insomma, affrontare dopo che l'hai saputo? No, dopo a mente fredda mi sono risposto a tante domande. Pensavo che, tra virgolette, mi ero buttato il cervello, che comunque sia ero sovraccarico, ho sbagliato l'allenamento. Invece era solamente la risposta era solamente una, che ero malato e non sapevo di esserlo. Abbiamo una parentesi, sì, sull'impianto, perché sì, comunque tra poco parleremo anche dei programmi futuri e dei tuoi prossimi impegni, però c'è un problema rilevante per quanto riguarda oggi, con mia amara sorpresa, l'allenamento era alle 2 allo stadio, come da sempre è stato, cioè, così. Sono arrivato allo stadio, lo stadio era chiuso, con Lucchetti c'era un cartello che diceva che lo stadio comunale era chiuso dal 1 luglio 2011 all'11 settembre 2011. E tu sei venuto a sapere questa cosa nella giornata di oggi? Io l'ho saputo oggi. Oggi ho dovuto cambiare strada e andare alla piscina comunale a allenarmi, 25. Purtroppo è molto diverso, perché comunque sia una piscina 50 e tutta l'estate, che io non mi fermerò mai perché sarò in allenamento, da oggi ho cominciato gli allenamenti per Londra 2012, ovvero per le Olimpiadi, non mi potrò allenare questi 2 mesi e mezzo, come altri ragazzi insieme a me, che comunque sia... daranno lustro a Cilecchi, ai campionati italiani giovanili, ai campionati regionali e agli Olimpiadi giovanili. C'è un ragazzo di Montalto che viene tutti i giorni qui a allenarsi, va a fare le Olimpiadi giovanili, quelle che io ho fatto all'epoca a luglio. Non si alleranno 25 per volere di qualcuno, però lo stadio comunale, dove sovvenziono dal comune, è chiuso 2 mesi e mezzo, pensando che magari, non so, se è normale chiudo 2 mesi e mezzo una piscina. Io spero comunque che, vabbè, penso che l'assessore dello sport vedito possa risolvere comunque velocemente questa questione e riaprire al più presto, anzi in poche ore, questo stadio e rimetterlo in funzione per noi, anche perché sennò il nuoto sembra sempre lo sport viene buttato lì e fatto fuori come tutte le volte, però invece è lo sport che a Cilecchi è uno dei pochissimi sport che dà lustro sempre, perché o tra giovani o quelli, diciamo, anche prima di me hanno sempre dato lustro a Civitavecchia, quindi... Spero si possa risolvere al più presto questa situazione. Damiano, nel corso della tua lunga e prestigiosa carriera hai avuto infortuni oppure ti puoi ritenere fortunato, diciamo? No, io mi ritengo fortunato perché poi parlare adesso di infortuni, questo periodo di Covid, devo dire che anche la mononucleosi è stata una fortuna in confronto a quello che sta succedendo nel mondo da un anno. Prescindere da questo, devo dire che io ho avuto due buche nella mia carriera. Una è la mononucleosi nel 2011, che però stranamente il dottore nazionale, che poi è un amico, mi ha detto la malattia ha trovato un muro, l'ha scalfito, quindi ti ha fatto comunque perdere quella prestazione fisica che mantenevi, però non ti ha dato conseguenze, febbre, sì,
tutte le varie tipologie. La monocosti di solito parta la febbre a 40, porta delle ghiandole grosse qui. Sì, degli asintomatici. Sì, esatto. Anche è vero. 10 anni prima, sono un precursore su questo. E dall'altra parte ho avuto come seconda buca nel 2013 l'ernia inguinale, che poi mi sono dovuto operare, però quella è stata una cosa abbastanza veloce, perché poi in 3 settimane, su questo c'è da dire che il mio corpo si ripara presto, ecco. Questo sì, questo ho avuto solamente quei due periodi, poi per il resto non ho mai avuto grossi problemi, anzi, voi non ve lo ricordate, ma il primo campione italiano assoluto che poi mi ha permesso di andare al primo mondiale, il primo mondiale assoluto della mia carriera a Melbourne, io ho vinto i 100 dorso, che era stata la gara che mi ha dato il pass per il mondiale, io ho vinto con 38,5 di febbre, ero partito, ancora me lo ricordo, Simone Ciancarini che sì. È un amico, nonché 10 anni più grande di me, ero in camera con lui, ero partito con la valigetta dell'aerosol e la sera mi facevo l'aerosol perché stavi male, distrutto. Infatti i 100 erano andati bene perché erano 50 secondi di gara, i 200 ragazzi, tra un po' mi dovevano tirare la ciambella di salvataggio. E mi fa strano, lì ero in versione mezzo tronista, con l'orecchino, sì. Era il mio periodo della vita che avevo l'orecchino abbronzato. E mi fa strano rivedermi in quel periodo, perché comunque non è stato un bel periodo quello. 2011-2012 è stato un anno che, un anno e mezzo dove puntavo molto a Londra, perché a 23 anni ero il campione italiano, ero quello che aveva vinto tanto, ero il pilastro della nazionale a dorso, e poi non mi sono qualificato per tanti motivi. Però devo dire che, una cosa poi lo dirò in futuro, non adesso, che quell'Olimpiade lì mancata è quella che poi mi ha fatto crescere. Non è stata, ma non mi ha fatto crescere Pechino, mi ha fatto crescere Londra e Rio, Londra soprattutto. Io ero già grande, avevo 27 anni, quindi comunque sarebbe stata comunque l'apice. Cioè, l'avessi fatta o poi non l'avessi fatta, comunque okay. Dopo sarebbe stato... Cioè, vi dico ragazzi, se l'avessi fatto Rio, comunque dopo l'avrei smesso. Non l'ho fatta lì, ho resistito un altro anno e mezzo, poi ho smesso comunque, quindi alla fine non è che è cambiato molto, due anni e mezzo, l'ultimo anno e mezzo nel 2019 già galleggiavo in acqua, quindi amen, però Londra mi ha fatto crescere umanamente e questo è quello che posso dire. Giovanni, se hai una domanda oppure andiamo a vedere altri contributi? Andiamo a vedere altri contributi. Sì, che ne abbiamo 4 stavolta, addirittura un poker. Allora, parliamo di vari premi individuali e di squadra che hai ottenuto in queste 4 interviste. Allora, nell'ordine il premio sportivo dell'anno 2011, poi nel 2013 e 2014 premi speciali al Gala degli Sport Acquatici il Caimano d'Oro e infine nel 2018 il 10° scudetto consecutivo, il primo da capitano conquistato con l'Agnene. Vediamo. Damiano Lestingi e Veronica Fancelli sono arrivati insieme come atleti dell'anno a pari punti per questa stagione. Damiano, per te è stata una stagione particolare, lo possiamo dire finalmente? Sì, fino adesso sì, la stagione è appena cominciata, nel senso che adesso ci sarà tutta la vasca lunga che finirà a luglio con i mondiali di Shanghai, quindi speriamo che vada tutto bene. I risultati del 2010 però sono stati ottimi. Sì, diciamo che abbiamo chiuso in bellezza, anzi molto di più, perché non mi aspettavo certi prendere 2 medaglie agli europei e di una finale mondiale a Dubai, quindi è stato comunque sia un sogno e una rivincita che mi sono preso questa stagione che si è conclusa nel 2010. Ecco. Pensi di poter migliorare ancora nella prossima stagione, la stagione che verrà? Certo, sennò che cosa mi alleno a fare? Comunque sì, dai, speriamo di sì, io mi alleno al meglio per migliorarmi sempre e migliorare i miei tempi. Poi ovviamente quello che viene, però bisogna sempre dare il massimo allenamento e nelle gare. Damiano, c'è stato anche dei momenti in cui abbiamo visto delle squadre passate, diciamo, dello sport cittadino. C'è stato un momento che ti ha colpito in modo particolare per tutte quelle che ci hanno proposto qui durante la premiazione? Sì, diciamo, mi ha colpito soprattutto più che le squadre il signor Peris quando a Roma 60 è stato l'ultimo teodoforo dell'Olimpiade. È un'emozione che l'Olimpiade non si può descrivere. Quindi vedere, diciamo, un civile chiese che porta in alto la fiaccola olimpica è una grande cosa e infatti faccio complimenti ancora a lui.
Damiano, sei presente anche tu oggi qui al Traiano per il Gala degli Sport Acquatici, un evento molto importante per Civitavecchia, sei d'accordo? Sì, sì, è molti anni che ci sta questo Gala degli Sport Acquatici, è sempre una bella festa per tutti i bambini e per tutto il nuoto, la pallanuoto locale. E poi patrocinata dalla COSER e dal patron Antonio Brisi è sempre una bella emozione. E appunto si ripete una volta all'anno, è giusto ricordare tutti i risultati fatti e dare anche una bella festa a tutti i bambini. Ecco, quali saranno invece i tuoi prossimi impegni per quanto ti riguarda? Per quanto mi riguarda i prossimi impegni è a aprile, sono i campioni italiani e valgo in qualificazione ai campionati del mondo di Barcellona 2013. Per adesso questi due mesi sono totalmente di allenamento e qualche gara qua e là per, diciamo, prendere ritmo gara, ma l'obiettivo è ovviamente i campioni italiani assoluti. Si rinnova l'appuntamento con il Caimano d'Oro, giunto all'11ª edizione. Tu che l'hai vinto, ci puoi dire che importanza ha questo premio? Beh, questo premio sicuramente ha un'importanza ormai nazionale. Dai primi anni in poi è cominciato subito, diciamo, a diventare un oggetto, diciamo, di fortuna, tant'è che sei apprezzato in tutti gli ambienti nazionali e comunque vedremo quest'anno a chi verrà dato e speriamo bene. Ecco, però per te quest'anno che anno è stato il 2013? Il 2013 è stato un anno ottimo, è ovvio che bisogna fare sempre di più, però diciamo che ho chiuso l'anno con 4 esperienze internazionali, con gli europei di Chartres, i mondiali di Istanbul in vasca corta e poi in vasca lunga ho fatto i giochi nel Mediterraneo con i mondiali di Barcellona, quindi di più non potevo chiedere come partecipazione agli eventi e adesso siamo qua per allenarci in questo periodo della stagione per provare sempre ad andare sempre più forte. Quindi obiettivo per il 2014? Beh, ci sono gli europei a Berlino a agosto e il primo obiettivo sarebbe quello di andarci e la qualificazione c'è ai campioni italiani che si svolgeranno a aprile a Riccione. E poi una volta che avremo preso il biglietto vedremo di fare bene. E magari anche stare bene perché nell'ultimo periodo hai avuto un po' di sfortuna con quell'operazione. Sì, sì, ho avuto quell'operazione di ernia inguinale che mi ha un po', diciamo, condizionato, però ormai è passata e siamo bene, dai. Damiano Lessingi, commentiamo questa importante vittoria che hai fatto come capitano dell'Agnene per il 10° anno consecutivo, hai vinto lo scudetto e per il 9° anno consecutivo il double, maschi e femmine. Assolutamente sì, siamo tutti stracontenti di questo eccellente risultato, il Circo Cavalcanti Agnene praticamente è l'unica squadra che è riuscita a conquistare la doppietta sia, come hai detto tu, maschile e femminile nello scudetto per 9 anni, per i maschi 10, perché nel 2008, se non sbaglio, avevamo vinto solo i maschi. Quindi la portaerei Agnene si è confermata di nuovo ed è la prima squadra a livello italiano. Io ho avuto l'onore di capitanare quest'anno la squadra maschile, la squadra femminile è stata capitanata da una certa Federica Pellegrini. Come è stato essere premiato assieme a Federica Pellegrini? Ma sicuramente alzare la coppa insieme a lei, le due coppe, anzi femminile e maschile, è sempre un onore. Mi è capitato anche già 2 anni fa, però ogni volta è la prima volta, perché comunque a 29 anni tra 4 giorni mi rendo conto che di acqua ne è passata tanta. Però nonostante questo ancora riesco ad emozionarmi per questi risultati, dopo aver fatto un ottimo campionato italiano per me, per i miei allenamenti, quindi per i miei obiettivi che mi ero prefissato è andata oltre che più che bene. E poi mi dicevi che questa cosa della nomina di capitano è venuta fuori anche un po' sorpresa, perché non sei il più anziano della squadra. No, assolutamente, non sono né il più anziano della squadra a livello maschile né quello che ha vinto di più, sono ragazzi come per esempio Belotti o Di Giorgio che sono più grandi di me o hanno fatto più Olimpiadi di me. E però essere legittimati non solo dalla dirigenza ma anche dai ragazzi, questo è, diciamo, va conferma che io mi nutrono un grande rispetto per me tanto quanto io ho nutro un grande rispetto per loro, quindi abbiamo fatto squadra e è quello che poi alla fine conta. E poi per te è arrivata un'altra medaglia, un bronzo nella staffetta, quindi ti confermi sempre anche a livelli tricolori. Assolutamente sì, la cosa più eclatante secondo me è stata il bronzo nella 4x200 stile, perché sono 11 anni che l'Agnene con me anche nella squadra andiamo a medaglia nella 4x200. Su 11 anni abbiamo vinto 9 ori, un argento e questo è il bronzo. Due di questi dei componenti, io e un altro ragazzo, sono 11 anni che facciamo la stessa staffetta, quindi a riprova che comunque da quando ho 17-18 anni che facciamo queste gare e continuiamo a mietere vittime, quindi
Sono estremamente contento, nonostante i miei impegni universitari e il fatto che faccio avanti e indietro con Roma per l'università, che non mi hanno permesso di fare i doppi allenamenti, di fare tantissimi chilometri. Però nonostante questo ho raggiunto un buon 1.49.4 in staffetta, che è anche migliore prestazione di tutti e quattro dell'Agnani. Quindi l'allenamento di Fabio De Santis va bene. Io faccio anche complimenti a Asia, Ricci e Valerio Coleno, ma soprattutto ad Asia, perché sta crescendo bene e è andata benissimo, ha migliorato i suoi tempi, ha raggiunto 3 finali juniores, quindi va solo che bene, ora deve mettere testa sotto e pedalare. Queste interviste erano più recenti e io ti chiedo, visto che nel finale hai nominato anche Asia Ricci, a livello locale come nuoto, come siamo messi? Partendo dal presupposto, questa è una domanda nel senso che... Ti metto in difficoltà. No, nel senso che l'ultimo anno diciamo non ho più seguito più tanto, ecco. Asia poi ormai è cresciuta, nel senso è diventata abbastanza grande anche lei, ormai sì. Ha 19 anni se non sbaglio. E c'è lei che comunque è un buon punto fermo, poi ci sono anche altri ragazzi più piccolini e che comunque sono promettenti. Sì, qualche giovane. Sì, l'unica cosa è che viviamo in un mondo adesso che è completamente sfasato, quindi bisognerebbe prima tornare alla normalità. No, gli elementi ci sono, ragazzi, questo sì. E poi c'è Fabio De Santis. E poi c'è Fabio che è eterno, io lo dico sempre. Senza Codino. E con la barba bianca, io l'ho sempre detto. Giovanni, abbiamo l'ultima intervista da vedere, però prima, se vuoi, ti faccio fare una domanda. C'è De Santis con Codino? No, non c'è. C'è De Santis senza Codino. Ah, niente. Fai l'ultima domanda, se vuoi, a Damiano, se hai una curiosità. Una curiosità. Oppure dopo, se vuoi, mando prima, così ci pensi. Vediamo. Allora, vediamo, chiudiamo con il premio alla carriera che ti ha consegnato il Comune qualche mese fa, era estate 2020, e quindi andiamo a vedere. Nella mia vita, per fortuna, ho ricevuto tantissimi premi. Dal Comune, in questo caso, ne ho ricevute veramente pochi, e questo, diciamo, premio, tra virgolette, alla carriera, se vogliamo definirlo, mi fa solo che piacere e mi rende orgoglioso di questo, perché nella nostra piccola città, perché è una città di 50.000 persone, vedere che un Comune ti dà un premio alla fine della carriera fa solo che piacere, quindi sono molto contento e ringrazio il Sindaco per questo. Ma riguardo questo, che effetto ti fa ricevere proprio un premio alla carriera dopo tanti allori in Italia e non solo? Sicuramente fa un po' strano, nel senso che di solito noi, io come atleta, noi atleti riceviamo i premi proprio per le gare. Ricevere un premio alla carriera fa capire come una pagina di vita si sia chiusa e ne cominciano altre. Però fa sempre piacere, perché ormai si ha anche una maturità per capire che lo sport comunque è una parentesi di vita. E quindi sono contento di questo premio e niente, speriamo che il futuro ci riservi belle cose. Ecco. L'emozione oggi è tanta, perché Damiano l'ho visto da bambino e gli devo fare i complimenti per quello che ha fatto, perché è stato un atleta sempre coerente con se stesso e soprattutto con la città. È un atleta che è riuscito a ottenere tutti i risultati che ha ottenuto, non li stiamo qui ad elencare perché sono tantissimi, e stando sempre nella sua città ha sposato un progetto che da bambino gli avevo detto faremo le Olimpiadi, lui mi ha preso in giro dicendo tu sogni, e invece abbiamo scritto una bella storia di sport. Ha iniziato a nuotare da esordiente, è stato sempre con me e c'è stata sempre stima reciproca anche nei momenti di difficoltà. Quindi gli devo fare un elogio, perché trovare ragazzi che si applicano in questo modo nello sport, portando avanti anche lo studio, oggi non è facile. Aspetta Giovanni, sì. Anche, so che sei pronto per la tua domanda, però volevo insomma fare i complimenti a Damiano, perché nonostante tu te lo potessi permettere non hai mai fatto polemica però con il Comune, insomma anche per quanto riguarda il Palagalli, non c'è stata mai una polemica da parte tua? No, non c'è stata una polemica, perché secondo me gli atleti non debbano fare polemica. La polemica la posso fare adesso che non sono più atleta, nel senso che ho anche una maturità differente. Nonostante questo non vuol dire che 2 anni fa non avevo una maturità, per carità, perché sì, quelle sì. Cose che penso adesso le pensavo anche 6 anni fa. Nell'intervista prima con la Polo Viola, quando che era 2000,
2011, ormai 10 anni fa, avevo già la maturità, capivo bene cosa succedeva. Si capiva tra le righe. Sì, succedeva che il comune in realtà, ragazzi, tante volte il comune c'è stato uno sport. Non è difficile dirlo, non me ne vergogno, c'è sempre questa sorta di cupola dove uno non si può dire. Il comune fondamentalmente su tante cose non c'è mai stato uno sport. È inutile dirlo, lo stadio a nuoto è il frutto, purtroppo, questo. Sì. Se sta cadendo a pezzi un impianto che è stato inaugurato nel 2007, sì, dopo 14 anni lo stadio 2008. A nuoto sta in questa situazione, vuol dire che qualcuno è stato assente, non vuol dire che è stato mal gestito, questo non sono io a dirlo, però c'è stato qualcuno che è stato assente. Non è un problema, non dico che... dico che questo è frutto, cioè... Purtroppo Civecchia è una città che a volte delle piccole chiese non vanno d'accordo con i propri vicini, non so se comunque sì. Qualcuno mi vuole capire, quindi fa male lo sport, perché poi tutto questo, sapete chi è quello che poi alla fine, quei che alla fine poi hanno una conseguenza negativa? Sono gli atleti. Cioè alla fine chi non tutto è va a svantaggio sono, atleti, sono i ragazzi, sono sì. Quelli che... E anche le nuove generazioni. Sono nuove generazioni che si ritrovano poi a nuotare in questo caso, ma succede anche in altri casi, in altri campi, in altre strutture. Succede che poi alla fine chi ci rimette sono gli atleti. Cioè questa è la verità. Come ci ho rimesso io nel 2011, che dovevo all'epoca poi... Per carità, poi l'anno dopo sì. Non ci sono andato, ma non è questa una scriminante. C'erano per le dire Olimpie. Chiudiamo lo stadio. Cioè, uno stadio del nuoto comunale non può chiudere 2 mesi e mezzo, ragazzi. Non è inutile che... Non può succedere. Non può succedere. Sì, come sì. Se il comune adesso chiude le porte e dice no, qui si entra più nessuno, siamo a settembre. Ma che stiamo dicendo? Cioè, è una follia. Sì, è vero. È una follia. È una follia, adesso lo dico in chiaro e tondo. Poi se qualcuno dice no, è sbagliato, non mi interessa, tanto ormai ho smesso di nuotare sì, e vivo anche in un'altra città, ma non ci sarà nessuno che potrà dire ah, perché se lo stadio del nuoto rimane in quelle condizioni è in quelle condizioni, per quello che hai detto. Punto. Giovanni, quanto tempo passi nella stanza dei trofei a riguardare le medaglie? Quello che... Ma la mia stanza trofei è una scatola di scarpe. Nel senso sì. Che non sto scherzando, la mia fidanzata che sta qua. Io lo so, però non volevo dire la scatola di scarpe. La mia fidanzata Chiara che sta qua vicino a me lo può dire di sì, nel senso che le mie medaglie sono senza l'accetto, chiuse dentro una scatola di scarpe nel mio guardaroba. Messe lì. Stop. Coppe nel nuoto non ci sono, ce ne stanno pochissime, quindi sì. Ce ne ho 4-5, ma messe nella stanza degli ospiti. Le targhe, nonostante in Italia ancora si continua a dare targhe che vengono puntualmente chiuse e messe in cantina, e lo dico senza esagerazione perché poi sono di velluto, prendono pure polvere. I trofei, secondo me, sono i migliori trofei sono i ricordi, sono le emozioni che poi ti fanno crescere. Le medaglie non servono a niente se non farti venire la malinconia. È vero, è vero. Quindi e magari anche le interviste. Queste sono i migliori trofei perché vedi delle immagini che non ti soprattutto perché... ti rivedi 15, 10, 8 anni dopo. Quindi questi sono i migliori trofei, secondo me. Ultimissima battuta, adesso che fa Damiano Lestingi? Adesso Damiano Lestingi vive praticamente a Milano, levando questo periodo che sto di nuovo, sono a Civecchia perché sto in smart working, lavoro al comitato organizzatore di Milano Cortina, sto conseguendo un master in diritto e management dello sport che a luglio conseguirò, sto preparando la tesi e è cominciata un'altra vita. Una vita che di obiettivi, perché anche gli obiettivi ci devono essere sempre, che tu sia uno sportivo o non sia uno sportivo, che tu abbia fatto sport o che faccia sport. Adesso la mia vita è un'altra, semplicemente sono felice, perché la domanda che tutti non mi fanno, ma né a me né a nessuno, è l'unica domanda vera, è se sei felice. Io sono felice, mi manca solo un po' la palestra, ma penso che presto riapriranno, basta. Il nuoto aspetterò le vacanze un futuro come allenatore di nuoto o niente? No, questo lo lascio a Pimpinelli. Io personalmente no, nel senso che non mi ci vedo. Poi mai dire mai nella vita, per carità.
mi piacerebbe, nel senso, da una parte mi piacerebbe perché è la mia vita sul bordo vasca, io stavo dentro la vasca, il bordo vasca non sarebbe male, però se dovessi proprio scegliere un futuro non sceglierei quello, ecco, ma certo da una parte mi attira perché allenare una squadra e farla crescere è bello, ecco. Damiano, grazie per essere stato con noi, speriamo di averti fatto divertire ma anche emozionare. Grazie a voi ragazzi perché mi avete fatto rivivere emozioni che oggettivamente molte di queste me le ero dimenticate, dopo 15-16 anni è stato bello rivedere tutte queste immagini, quindi grazie. Grazie ancora, grazie Giovanni. Grazie a te Dario. Ci vediamo alla prossima e con voi anche ci vediamo quindi lunedì prossimo sempre alle 21 sempre su TRC. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.